Ave Maria a tutti, carissimi amici e amiche, bentornati per una nuova, si spera, avvincente e bella puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, del padre Gabriele Maria Roschini. Ecco, questa full immersion nei misteri della vita di Maria Santissima attraverso gli avvincenti, ecco, commoventi, profondi scritti di questa grande mistica italiana, ecco, che come sappiamo, ricordiamo sempre un po' il contesto, ha rapito il cuore, ecco, del più grande mariologo del XX secolo, almeno il più grande mariologo italiano del XX secolo, fino a spingerlo a comporre questa sorta di del tutto singolare, ecco, manuale di mariologia, alquanto inedito, insomma, nella letteratura scientifica e accademica. Fatto appunto con gli scritti di Maria Valtorta. Siamo nella sezione, per riprendere un po' la fine del discorso, abbiamo aperto la lunga sezione dedicata alla Madonna nella pienezza del tempo, cioè quindi di fatto adesso cominceremo a vedere tutti quanti i misteri della vita terrena di Maria, evidentemente sullo sfondo della mariologia, quindi della dogmatica, diciamo così, mariana, mariologica. E abbiamo cominciato la volta scorsa a introdurre appunto il tema della maternità divina di Maria, che è la ragion d'essere della sua creazione e anche la ragion d'essere di tutti quanti i privilegi che la Madonna ha avuto. Quindi, pur non essendo il primo dogma in ordine cronologico, perché il primo dogma in ordine cronologico ad essere, diciamo così, stato sancito dalla Chiesa e nella Chiesa è stata la verginità perpetua. La maternità divina è stato il secondo in ordine cronologico dal Concilio di Efeso del 431 d.C., però ecco, è proprio il dogma fondante, ecco, di tutto ciò che si dice, si pensa e si comprende di Maria Santissima. E quindi la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere dentro gli scritti questo mistero. Il Roschino l'ha suddiviso in due parti: il fatto, la natura, la necessità e le conseguenze della maternità divina. Il fatto, la natura e la necessità della maternità divina l'abbiamo visto la volta scorsa, quindi con dei testi così suggestivi, ricordiamo culminanti in quella bellissima immagine di Dio che si è nutrito di Maria e che la Santissima Umanità di Gesù era intrisa, ecco, di quelle caratteristiche morali di dolcezza, di mitezza e di pazienza tipiche della personalità della Madonna. Ecco, e questo ci ha fatto molto molto meditare, no? Un'anima mariana, ma quindi mutatis mutandis anche un'anima cristiana, si distingue proprio per queste grandi caratteristiche: dolcezza, mitezza e pazienza, fino a quando non sono ben solide in noi queste virtù, ancora abbiamo da camminare, insomma, no? Ancora non siamo delle buone immagini, ecco, né della Madonna né di nostro Signore, li facciamo un po' vergognare, non siamo dei loro buoni figli spirituali. Sapete che, se mi si permette una battuta prima di iniziare le cose molto più serie, quando a Padre Pio chiedevano, dice: Padre, io voglio essere suo figlio spirituale, Padre, mi accogli come suo figlio spirituale, a destra e a sinistra. Lui, con una battuta tra il serio e il faceto, ma insomma io lo capisco anche un po', diceva: purché tu non mi faccia fare brutta figura, perché, capito, uno poi va a dire in giro: sono figlio spirituale di Padre Pio, figlio spirituale di Padre Pio, e poi insomma un mezzo diavolo. Allora dice, cioè, capite, questo può succedere anche oggi, no? Sono figlio spirituale di Don X o Don Y, e poi bisogna vedere se il padre spirituale ti riconosce come figlio, nel senso che, beh, insomma, questo è quello che gli ho insegnato, lo mette in pratica, insomma, quindi quello che predico lo ascolta e lo fa suo, lo recepisce, insomma, no? Non, ecco, vabbè, chiusa questa piccola parentesi. Quindi questo vale anche nei nostri confronti, nei nostri rapporti con Gesù e Maria. Speriamo che non abbiano mai a doversi vergognare, insomma, di noi. Chiaramente lo diciamo vergognare in senso, come dire, in senso buono, perché loro sono
sono molto buoni, quindi difficile che si vergognino di noi poveri peccatori, no? Ecco, però, tanto per farci capire. Va bene, allora, oggi ci sono le conseguenze, quindi, della maternità divina, che l'autore, il padre Loschini, suddivide in 6 punti. Io faccio prima un indice, diciamo così, e poi andiamo a vedere punto per punto. Allora, secondo i Loschini, la prima conseguenza è una unione, una relazione reale, permanente, divina, che ha legato Maria a Gesù e Gesù a Maria. Quindi una relazione permanente, reale e divina tra i due. La seconda è che il fatto della maternità divina ha elevato la Madonna ad una grandezza e ad una dignità senza pari. Questo è proprio, come dire, argomento unanimemente condiviso da tutti i teologi. Quindi la dignità di Maria Santissima è seconda soltanto a Dio solo, perché è la madre di Dio. La terza conseguenza è che questo fatto della maternità fece vedere alla Madonna tutte le cose con occhi diversi, potremmo dire con occhi nuovi, poi vedremo quali. La quarta conseguenza è che questa maternità, come tutte le grandi missioni che il Signore dà, fu per la Madonna fonte di ineffabili gioie, ma anche di ineffabili dolori, immense gioie, immensi dolori. La quinta è che la divina maternità, questo ci dobbiamo pensare proprio spesso, ha reso possibile la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, perché Gesù è presente nell'Eucaristia, come sappiamo dalla fede divina e cattolica, esservi presente, perché? Perché ha potuto prendere un corpo e un sangue umano, e questi li ha presi da Maria Santissima. La sesta conseguenza è una relazione intima, affettuosa, tenerissima e deliziosa e ineffabile, unica tra Gesù e Maria, che è anche un po' il modello. Sapete che i maestri di spirito dicono, l'ideale sarebbe chiedere a Gesù che ci dia con la Madonna una relazione simile a quella che aveva lui, perché era bellissima la relazione di Gesù con la Madonna, e viceversa, di chiedere alla Madonna che ci dia una relazione con Gesù, un rapporto con Gesù simile a quello che aveva lei. Ma magari saremmo tutti quanti strasanti seduta stante, ipso facto, insomma, no? Ecco, queste sono le conseguenze che il Loschini ha individuato. Vediamo, non speriamo di riuscire a approfondirle tutte, e cominciamo la lettura commentata. Bene, negli scritti della Valtorta siamo a pagina 146 di chi ha la versione digitale del testo, e in ogni caso siamo in quella sezione dedicata alla maternità di Maria, punto 4, le conseguenze della maternità divina. Negli scritti della Valtorta, specie nei dettati, più che insistere sul fatto dogmatico della maternità divina che è verità di fede definita, nel concilio di Efeso del 431, si insiste, cosa piuttosto rara tra i mariologi, sulle incalcolabili conseguenze della medesima. Quali? Nel numero 6. Prima conseguenza, una unione, una relazione reale, permanente, divina, che lega Maria al suo divin figlio e il suo divin figlio a Maria. Qui c'è una citazione dell'Evangelo numero 29.9. Dice Maria: una madre non rinuncia mai che forzatamente alla sua creatura. La chiedono al suo cuore la patria, l'amore di una sposa o Dio stesso, e la recalcitra alla separazione. È naturale. Il figlio ci cresce in seno e non è mai reciso completamente il legame che tiene alla sua persona congiunta alla nostra. Se anche è spezzato il canale del vitale ombelico, resta sempre un nervo che parte dal cuore della madre, un nervo spirituale e più vivo e sensibile di un nervo fisico, il quale si innesta nel cuore del figlio e si sente stirare sino allo spasimo se l'amore di Dio di una creatura o le esigenze della patria allontanano il figlio dalla madre, e si spezza lacerando il cuore se la morte strappa un figlio ad una madre. Se mi posso permettere, insomma, qui leggendo queste cose mi permetto di
non sono una donna e non sono una mamma, no? Quindi non le posso capire fino in fondo. Quello che posso dire è che la mia cara santa mamma, la buon'anima della mia cara santa mamma, mi diceva le stesse identiche cose. E lei ha sofferto tanto quando io ebbi la vocazione, che avvertiva insomma che l'avrei, che mi avrebbe portato, diciamo, lontano dall'ambiente, insomma, da casa, eccetera eccetera. E questo fatto, dice, anche quando il figlio te lo porta via, l'amore di Dio, lei mi diceva sempre, dice, Ronà, tu non ti rendi conto, ma io ti ho portato nel grembo e il cordone ombelicale non si taglia mai, c'è sempre un qualche cosa che tiene la mamma unito al figlio. Quindi questo per accentuare anche, cioè, attenzione che Gesù e Maria, dice San Tommaso d'Aquino, sono personalità perfette, quindi sono umanità perfette. Ma cosa significa? Significa che queste cose, che sono cose che fanno parte dell'umanità bella, cioè che una madre abbia questi sentimenti, queste modalità espressive nei confronti del figlio, è una cosa bellissima. D'accordo? È una cosa certamente voluta da Dio, che si instauri questo splendido rapporto tra madre e figlio. In Gesù e nella Madonna non è che questo non c'era, questo c'era all'ennesima potenza, capite? Perché la sensibilità e quindi anche le emozioni, le passioni, come noi chiamiamo, di Gesù e di Maria erano presenti in forma perfettissima. Quindi la Madonna questo cordone lo sentiva ancora di più di qualunque mamma del mondo. E poi si spezza lacerando il cuore se la morte strappa un figlio ad una madre. E questo, io di questo ne sono testimone. Mia mamma non ha dovuto vivere questo strazio, ma cioè, chi conosce la mia storia, insomma, adesso non sarà neanche interessante, sa bene, insomma, che la mia vocazione è legata alla morte santa e da santo, senza per questo volermi certamente sostituire al giudizio della Chiesa, del mio più caro amico. E io ricordo molto bene, insomma, la madre come ha vissuto questa tragedia, insomma, tragedia da cui sono poi sorti tanti frutti di conversione e di santità. Ma un figlio, una mamma che perde un figlio il giorno in cui il figlio compie il 23° compleanno, insomma, così giovane, dopo un anno di via crucis spaventosa, è tanta roba, insomma, no? Ecco, quindi proseguo la lettura. Quel nervo spirituale di cui si parla non è altro che la relazione reale, perenne, che lega per sempre la madre al figlio e il figlio alla madre. Relazione fondata sulla generazione reale, quindi c'è un enorme realismo, ecco, quando noi parliamo della maternità divina. Quindi San Giovanni Bosco a dire, lei lo ha fatto tutto a Gesù, d'accordo? Tutto Gesù è proprio, Gesù è frutto veramente, come diceva l'Ave Maria, del grembo immacolato e santissimo della Madonna, è proprio fatto da lei, generato dal Padre prima dei secoli, ma generato dalla madre come uomo nella storia, nel tempo. Ecco, con ragione perciò poté dire Gesù alla veggente, e qui ancora citazione dell'Evangelo, stavolta molto più avanti, 603.2, i nostri cuori, queste sono parole di Gesù, erano uniti da spirituali fibre e hanno palpitato insieme sempre. Bellissima questa espressione. Quindi i cuori di Gesù e i cuori di Maria sono inestricabili. Nel retro della medaglia miracolosa, ecco, che è un segno a me oltremodo caro, perché è l'unico simbolo, monogramma che si è inventato la Madonna, ecco, sotto la M intersecata dalla I sovrastata dalla croce, ci sono i cuori di Gesù e di Maria uniti l'uno all'altro. I cuori sono inseparabili l'uno dall'altro, quello con le spine e quello con la spada. Seconda conseguenza, proseguo la lettura, la maternità divina eleva Maria ad una grandezza, ad una dignità senza pari. Maria Santissima, infatti, in forza di una tale sublime funzione, quella di generare la persona divina del Verbo secondo la natura umana,
è diventata, citazione dei quaderni, 45-50, 19 ottobre 47, è diventata la madre di colui, con la C maiuscola, che non ha uguali. Di colui, cioè, che ha una grandezza e una dignità infinita. Per questo, nuova citazione, stavolta quaderni del 43, la maternità divina e virginale, come disse Gesù stesso alla veggente, rende Maria seconda soltanto a Dio. Al di sopra di tutti quanti, di tutte le creature, di tutti gli angeli, al di sopra di San Michele, di San Raffaele, di tutto, e altamente al di sopra, d'accordo? Per cui l'angelo Gabriele può gridare nei quaderni del 45-50, dopo Dio chi come Maria? Dopo Dio, certamente, perché Michele, che è il primo degli arcangeli, significa proprio chi come Dio. Quindi, ma dopo Dio chi come te, Maria? Quindi qui bisogna fare sempre attenzione ai minimalisti mariani, quindi a quelli che, come dire, anche a volte attraverso ragioni apparentemente buone, ecco, sono sempre un po' preoccupati di ridurre e minimizzare l'importanza della figura della Madonna. Questa non è operazione fatta bene. Terza conseguenza. La maternità divina permise alla Vergine di vedere tutte le cose con occhi diversi da quelli di prima, ossia in tutte le cose, in ciascuna di esse, ella, la madre di Dio, vedeva Dio e in modo particolare il suo figlio, per mezzo del quale e per il quale tutte le cose sono state create e che perciò erano anche sue. E qui c'è un bellissimo passaggio lungo che adesso ci gustiamo con tutto il cuore, tratto dai quaderni del 1943, primo dicembre. Dice Maria: da quando ho portato in me il figlio ho visto tutte le cose con altri occhi, nell'aria che mi circondava, nel sole che mi scaldava, nel raggio di luna che scendeva nella mia stanzetta a farmi compagnia nelle mie notturne meditazioni. Guardate che bella questa immagine, appunto da immaginare. Nel brillare delle stelle, nei fiori del piccolo orto dei campi di Nazareth, nell'acqua che cantava nella fontana costruita da Giuseppe per evitarmi la fatica fisica e quella morale di uscire dalla mia solitudine quasi abituale, nei piccoli agnelli dalla voce di bambino. Io vedevo il mio Signore, il padre del mio figlio, lo sposo del mio spirito virginale, vedevo soprattutto il mio bambino per il quale tutto è stato fatto. I suoi occhi erano aperti in me, ed io vedevo con gli occhi del mio Dio che era la mia creatura. Ecco, qui per chi conosce, c'è sempre la tentazione di gli scritti di Luisa Piccarreta, vedete, qui la Madonna ha fatto un bellissimo giro nella Divina Volontà, quindi era capacissima, ecco, appunto perché aveva questa vita completamente sublime, di vedere Dio e suo figlio in giro in tutte le cose, anche in questi splendidi, semplicissimi spettacoli della sua vita domestica. Insomma, io confesso, insomma, che mi piacerebbe, questo succederà sicuramente in paradiso, io non vedo l'ora di accomodarmi, se riesco ad arrivare in paradiso, a vedere e a vivere questi momenti, no? Cioè, la fontana di Nazareth, gli agnellini che abitavano la casa di Nazareth, insomma, no? L'orto della casa di Nazareth, cioè proprio i luoghi così tanto santificati, no? Se mi posso permettere, questa creatura che parla della sua solitudine quasi abituale, è la solitudine dei santi, la solitudine anche delle anime molto mariane, nel senso che non sono rospi o energumeni, d'accordo, o misantropi o misogeni, ecco, ma però anche questo è una caratteristica, diciamo così, che fa capire quanto la Madonna gli essere nella Divina Volontà, la prima compagnia, la nostra prima, il nostro primo referente, ecco, è un altro con la A maiuscola, con il quale ci si intrattiene volentieri, e quest'altro anche per Maria, perché Maria non è che stava
a contatto in estasi in visione H24, ce l'aveva molto spesso, ma non proprio ininterrottamente. Quindi quando non stava così, anche lei, come dire, si interfacciava, si relazionava con Dio che tanto amava nel silenzio. Un silenzio che non è il vuoto, ecco. È brutto. Io quando qualcuno si sente solo, vi ricordate anche Gesù prima della passione, no? Dice a voi, dice, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui tutti voi vi disperderete e mi lascerete solo. Ma cosa risponde lui? Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Allora, la solitudine umana, quando una persona è fortemente unita al Signore, non pesa, anzi, delle volte è addirittura ricercata. Fanno tanto ridere, cioè la gente tante cose non le capisce, no? Io sono un sacerdote e tante volte si dice, ma come fate voi preti? State da soli, che fate da soli? No, cioè, poverino, sta sempre da solo, dico, ma come poverino? Dico, ma per me, cioè, che te poverino? Cioè, per me tante volte è poverino dover uscire, e per carità sono un sacerdote, quindi lo faccio molto molto volentieri e cerco di dare, se ci riesco, il meglio di me, no? In questo, dico, ma per me la compagnia delle doverosa delle creature, che magari in qualche momento, come dire, può essere anche più difficile da sostenere che non la solitudine, la solitudine, come dire, esteriore, ma la solitudine interiore non ci può stare, non ci deve stare, ma questo non è esclusiva dei celibi e delle vergini, questo insomma chiunque poi, come dire, cammina bene e comincia ad avvertire questa presenza bellissima dell'Altissimo, che la vita te la riempie, che ti toglie quella percezione di umana solitudine. Se tu l'avverti ancora forte, questa umana solitudine, vuol dire che il rapporto con Dio è ancora molto 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 labile, molto, come dire, molto embrionale, molto piccolo, deve crescere. Riprendo la lettura. Le virtù aumentavano in me di potenza come flusso di marea montante. Che bellissima immagine della Madonna, proprio poetiche anche. E quanto più cresceva la mia creatura, tanto più la sua perfezione infinita compenetrava la sua mamma. È bellissimo, qui la Madonna ci sta descrivendo il tempo della sua gravidanza e gli effetti che produceva. Cioè, come se dalle sue carni sante la potenza che avrebbe poi sprigionato nei 3 anni del suo ministero fluisse con raggi di etere spirituale a rinnovarmi tutta. Oh figlia, Dio nella sua bontà mi ha fatto salutare piena di grazia, ma la pienezza fu in me quando fui una col figlio mio. Allora era la mia anima che, una con Dio, di lui aveva l'abbondanza delle virtù. Cioè, ragazzi, qui la Madonna ci sta raccontando il tempo della sua gravidanza, insomma, questa è tanta roba, eh? La carità fu la preeminente di quel momento. Se prima amavo, sentiamo questa espressione, dopo superai l'amore della creatura perché amai col cuore della madre di Dio. Arzi. Spettacolare. L'incendio è un velo di brina su un campo d'inverno rispetto all'ardore che era in me. Vidi le creature, attenzione, non più con pensiero di donna, ma con mente di sposa dell'Altissimo e di madre del Redentore. Erano mie quelle creature. Uno spettacolo unico al mondo proprio, no? La mia maternità spirituale iniziò allora, quindi la Madonna non è diventata nostra madre quando Gesù dalla croce gli ha detto, donna, ecco tuo figlio, lo dice anche lei. Dall'istante stesso dell'incarnazione, da quando ha cominciato, per la presenza personale del Verbo in sé, a sentirsi vera madre del Redentore, quindi coinvolta nella sua missione e sposa dell'Altissimo. All'Altissimo gli interessa ciascuno dei suoi figli, gli interessa a te e gli interessa a me come se non ci avesse altro a cui pensare. E alla Madonna interessa a te e interessa a me come se non ci avesse altro a cui pensare. La mia maternità spirituale si iniziò allora, poiché non vi fu bisogno che Simeone parlasse per conoscere il mio destino. Io sapevo
poiché possedevo la sapienza in me. Quindi la Madonna lo sapeva da prima che Simeone parlasse, che la spada, non una spada, milioni di spade l'avrebbero trafitto l'anima. Ecco, io sapevo poiché possedevo la sapienza in me. Essa diveniva carne in me e le sue parole correvano come sangue per il mio essere ed affluivano al cuore dove io le custodivo. Altre immagini meravigliose, insomma, che usa qui. Non ebbe segreti la futura vita del mio figlio per la sua mamma che lo portava. E se ciò era tortura, poiché ero donna, era anche beatitudine pari a quella della mia creatura, poiché fare la volontà di Dio e redimere per ricongiungere a Dio i divisi e ottenere l'annullamento della colpa e l'aumento della gloria del Padre è quello che fa la felicità dei veri figli di Dio. E capostipiti siamo il mio dolce Gesù ed io per bontà del Padre e Madre sua. Attenzione alle cose che qui ci dice la Madonna. Allora, qual è la vera felicità dei figli di Dio? La felicità dei veri figli di Dio. E così vediamo quanto siamo felici. Sappiamo qual è la vera felicità dei figli di Dio? Fare la volontà di Dio. E nella volontà di Dio, cosa dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni? Questa è la volontà del Padre mio, che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Quindi quando si pensa a volontà di Dio, immediatamente bisogna prima certo pensare ai 10 comandamenti, ai doveri di Stato, la volontà di Dio abbraccia tante cose, no? Ma dice, qual è la volontà di Dio? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla coscienza della verità, lo scrive San Paolo, nella lettera a Timoteo. Questa è la volontà del Padre mio, che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma lo risusciti. Quindi quando una persona è mariana e cristiana, si capisce perché vuole fare la volontà di Dio. E questo lo rende felice. E dove è felice? Quando è felice? Quando collabora con la redenzione. Ricongiunge a Dio le persone che stanno lontane da Lui. Ottiene l'annullamento della colpa e l'aumento della gloria del Padre. Anche qui, per chi conosce insomma un po' di vita nella Divina Volontà, sa che esattamente queste sono proprio le coordinate, le caratteristiche in cui si vive nella Divina Volontà. Quarta conseguenza: la maternità divina fu per la Vergine grande fonte di ineffabili gioie e grande fonte di ineffabili dolori. Allora, un brano dei Quaderni del 43. Il primo 14 dicembre, subito dopo, a seguire il 25 dicembre. Non vi è gioia più grande, disse la Vergine stessa alla Pia Veggente, dopo quella di amare il Signore, di essere madre di una creatura. E dire, io ti ho formato, io ti ho nutrito e portato, io ti ho dato il mio sangue e il mio latte, le tue carni sono le mie e il mio pensiero è tuo, perché tu sei il pensiero e lo scopo della tua mamma. La beatitudine dell'estasi natalizia è venuta con me come essenza di fiore chiusa nel vivo vaso del cuore per tutta la vita. Indescrivibile gioia umana e sovrumana. Quindi la Madonna parla della gioia unica della maternità in generale e della sua maternità in particolare. Ma prosegue il testo, oltre che la più grande fonte di ineffabile gioia, la maternità divina fu per la Vergine la più grande fonte di ineffabile dolore. E qui, sempre dal 25 dicembre del Quaderni del 1943. Quando il venire di ogni sera mi martellava nel cuore il doloroso memento, un giorno in meno di attesa, un giorno più di vicinanza al Calvario, e l'anima mia ne usciva ricoperta di pena come se un flutto di strazio l'avesse ricoperta, anticipata onda della marea che mi avrebbe inghiottita sul Golgota, io curvavo il mio spirito sul ricordo di quella beatitudine che era rimasto io nel cuore, così come uno si curva su una gola montana a riudire l'eco di un canto d'amore e a vedere in lontananza la casa della sua gioia. Qui dobbiamo pensarci un attimo, figlioli miei cari. La Madonna sapeva un'ora, un giorno di più di vicinanza al Calvario. Cioè, per i figli di Dio che vivono in questa valle di lacrime, quando la sera andiamo a dormire, spero che molti lo facciamo, che c'è un giorno in meno,
un giorno di meno a cosa? A quando, se Dio vuole, lasceremo questa valle di lacrime e vedremo nostro Signore. Ma per la Madonna quel giorno in meno, certo che anche per lei ci sarebbe stato il giorno in cui sarebbe perfettamente ricongiunta al nostro Signore, ma purtroppo quel giorno sarebbe stato preceduto dalla tragedia del Golgota, che lei sapeva dover accadere. Cioè, se a me mi dovesse prendere, cioè, qualche bella croce grossa quanto una casa tra 10 anni, per esempio, io non lo so. Quando arriverà ci penserò. Ma pensate che cosa possa significare sapere che tu stai camminando inesorabilmente verso un momento in cui ti arriverà una tale sveglia che te la ricordi per tutta l'eternità, d'accordo? Questo veramente, noi dobbiamo ringraziare in ginocchio il Signore che ci preclude la conoscenza del futuro, anche se molti uomini, ecco, chi va dal mago, chi va a farsi fare le carte, che vogliono sapere il futuro, ma il futuro è meglio non conoscerlo, perché se nel futuro c'è sta qualcuna di quelle cose, insomma, che ti voglio vedere, come fai a campare sapendo che un giorno in meno ha uno strazio e una croce che te la ricordi finché campi, insomma, no? Quindi la Madonna come faceva? Tornava a ricordare l'estasi dell'incarnazione. Riprendo la lettura. È stata la mia forza nella mia vita e lo è stata soprattutto nell'ora della mia morte mistica ai piedi della croce. Per non giungere a dire a Dio che ci puniva, io e il mio dolce figlio, per i peccati di tutto il mondo, che troppo atroce era il castigo, che la sua mano di giustiziere era troppo severa, io, attraverso il velo del più amaro pianto che donna abbia versato, ho dovuto affissare quel ricordo luminoso, beatifico, santo, il quale si alzava in quell'ora come visione di conforto dall'interno del cuore per dirmi quanto Dio mi avesse amata. Si alzava per venirmi incontro, non attendendo, poiché era gioia santa, che io lo cercassi, perché tutto quanto è santo è infuso da amore, e l'amore dà la sua vita anche alle cose che par che vita non hanno. Occorre fare così quando Dio ci colpisce. Qui la Madonna dà una grande lezione anche di sapienza e di come si affrontano le tribolazioni, che è tra l'altro un principio generale dei maestri di spirito. Si legge un'invitazione di Cristo: quando ti arriva la croce, ricordati delle tante grazie che il Signore ti ha fatto. Dobbiamo farlo, perché se no veniamo meno sotto il peso del dolore. E viceversa, quando stai vivendo un tempo di grazia, ricordati di quante croci hai avuto e pensa che grandi grazie preparano grandi croci. Ma grandi croci preparano anche grandi grazie, quindi tu ricordati le grazie che hai ricevuto. Certo, la Madonna è passata per il Golgota, ma la Madonna poi ha anche vissuto la gioia della risurrezione, la prima a vedere Gesù risorto. Certo che lo strazio del Golgota è comunque lo strazio del Golgota, d'accordo, non è che viene, però ecco, c'è questa legge della vita interiore, questa alternanza. Bene, vediamo la quinta conseguenza. La divina maternità ha reso possibile la reale presenza di Gesù nella Santissima Eucaristia. Qui abbiamo un passo di Quadernetti, operetta molto molto bella di Maria Valtorta, 4 giugno 1953, che dice queste parole Maria Santissima in occasione della festa del Corpus Domini. Dice: troppo poco mi si ricorda in questa festa, alla quale io sono tanto congiunta, perché se io non fossi stata, non avreste avuto il corpo del Verbo Divino Gesù Cristo, Signore, Redentore e Salvatore vostro in eterno. I mari non potrebbero essere se l'acqua non fosse. Il firmamento non brillerebbe se non ci fossero gli astri. La terra non darebbe frutto se non ci fossero semi. Ma più ancora l'Eucaristia, che si moltiplica da secoli e millenni, non ci sarebbe se io non avessi generato Gesù. Non ci sarebbe. Vorrei che mi si rappresentasse come mi dimostro ora, col mio immacolato cuore splendente di luce paradisiaca, nel quale appare l'ostia santissima con entro raffigurato il divin pargolo e sotto la scritta: dal sangue e dal cuore virginale di Maria, il dono supremo d'amore, Gesù Eucaristia. Dal sangue e dal cuore di Maria, virginale di Maria. Io l'ho visto un tabernacolo, non un tabernacolo, scusate, un ostensorio che
L'immagine della Madonna con grande, con al centro, all'altezza del cuore, come dire, l'apertura per esporre il Santissimo Sacramento. Sono stati fatti nel corso della storia anche dei tabernacoli bellissimi. Il tabernacolo è una gigantografia della Madonna con il tabernacolo che si trova all'altezza del cuore di Maria. Questo è inutile dire, ce li potessi avere io, insomma, delle cose del genere. È difficile trovare un ostensorio di questo genere. Ecco, bello soprattutto. Quindi speriamo che il nostro Signore mi conceda questa grazia di poterlo trovare, perché non è solo un fatto di devozione personale a Maria. Questo è un grazie dovuto a Maria, perché l'Eucaristia è conseguenza diretta, appunto, della generazione del corpo umano di Gesù, corpo in cui scorre sangue vivo. Non ci sarebbe stata l'Eucaristia se la Madonna non avesse generato Gesù. Bene, sesta ed ultima conseguenza, facciamo in tempo, sì, anche se il parlare è un po' lungo, un'intimità affettuosa, tenerissima, deliziosa tra madre e figlio, tra figlio e madre di Dio. Questa intimità risulta talmente evidente da molte pagine dell'opera da scandalizzare quasi qualcuno. E Roschini qui gli scappa: scandali da pusillanimi, da pusilli. Gesù fu un figlio modello e Maria fu una madre modello, anche nelle intime fusioni dei loro cuori, i più perfetti, gli unici perfetti. E qui adesso ci sono dei brani da leggere, speriamo di reggere, ecco, all'emozione. Allora, il primo, l'Evangelo 100.10. Questo è un po' più breve, il secondo sarà più lungo. Dice poi Gesù: non avevo bisogno del consiglio di alcuno, ma quando eravamo soli, mentre i discepoli erano sparsi in famiglia, amico per le borgatelle vicine, durante le mie soste a Nazareth, com'era dolce parlare e chiedere consiglio alla mia dolce amica, la mamma, e avere conferma dalla sua bocca di grazia e di sapienza di quanto io già avevo visto. È bellissimo quello che dice Gesù. Non sono mai stato altro che il figlio con lei. E fra i nati di donna non ci fu una madre più madre di lei, in tutte le perfezioni delle materne virtù umane e morali, né ci fu figlio più figlio di me, nel rispetto, nella confidenza e nell'amore. Queste parole io non ci riesco a commentarle, perché si commentano da sole, sono perle, sono bellissime. Ecco perché ho sempre detto, dico, io continuo a leggere in giro a destra e a sinistra critiche e cose su questi. Bah. Non, cioè, vabbè. Molte nell'opera l'Evangelo sono le pagine fra l'intimità del figlio e la madre, continua Roschini. Ci limitiamo ad una soltanto. In essa si riferisce una visita fatta da Gesù alla madre durante il primo anno della vita pubblica. Giunto a Nazareth, Gesù incontra presso un pozzo alcune donne le quali lo salutano. Gesù risponde: questo è l'Evangelo 89.5/8. È un testo molto lungo, l'ultimo di questa catechesi, e poi concluderemo. Ecco, lo leggo, forse qualche piccola sosta di commento, ma anche questo è un testo stupendo che fondamentalmente si commenta da solo. Comunque, Gesù risponde: la pace a voi tutte, ma fate silenzio, voglio fare una sorpresa a mia madre. E le donne: sua cognata Maria d'Alfeo è andata via ora con una brocca fresca, ma deve tornare, sono rimaste senza acqua. La sorgiva è asciutta o si sperde nel suolo ardente prima di giungere al tuo orto? Non sappiamo, Maria d'Alfeo lo dice ora, eccola che viene. La madre di Giuda e di Giacomo, attenzione, Maria d'Alfeo, quindi la moglie d'Alfeo, Alfeo fratello di San Giuseppe, Giuda e Giacomo sono i due apostoli, gli autori delle lettere cattoliche del Nuovo Testamento, la lettera di Giuda e la lettera di Giacomo. Quindi, la madre di Giuda e Giacomo viene con un'anfora sul capo e una per mano. Non vede subito Gesù e grida: così faccio più presto. Maria è tutta triste perché i suoi fiori muoiono di sete. Sono ancora quelli di Giuseppe e di Gesù e le pare che le si strappi il cuore a vederli languire. Ecco qui, l'amore della Madonna ai fiori. Tipicamente femminile, ma anche non solo tipicamente femminile. Questo è un gesto tipicamente tipico
di una creatura che vive nella divina volontà, che vede anche in un fiore il segno di Dio, il ti amo di Dio, il ricordo anche, no? Di Giuseppe e di Gesù. Ci sono ancora quelli di Giuseppe e di Gesù. Quindi è bello vedere come la Madonna ha, come dire, ha vissuto queste cose, come dire, umane, ma nel senso bello del termine. La volta scorsa che abbiamo visto che lei si metteva sempre dentro casa il ramoscello fiorito, in ricordo del ramoscello che era fiorito in mano a San Giuseppe e che era stato il segno soprannaturale con cui Dio l'aveva designato come sposo. E lei aveva questo fatto del tenere sempre dentro casa sto ramoscello fiorito, quindi cioè, è bellissimo, almeno per me, questo, conoscere questi aspetti, diciamo così, della personalità, così belli, ecco, di Maria, no? Questo bellissimo gesto, ecco, il ramoscello fiorito, con cui, ecco, adesso qui abbiamo i fiori, no? Ma ora che vede me, riprendo la lettura, dice Gesù apparendo da dietro il gruppo: Oh, il mio Gesù, te benedetto! Lo vado a dire, no, no, vado io, dammi le anfore. La porta è accostata, Maria è nell'orto. Oh, come sarà felice! Parlava di te anche stamane, ma con questo sole, venire, sei tutto sudato, sei solo? No, con amici, ma sono venuto avanti per vedere prima la mamma. E Giuda, questo è Giuda, il cugino non l'Iscariota, è a Cafarno, viva spesso. Maria d'Alfeo non dice altro, ma sorride mentre asciuga col suo velo il volto bagnato di Gesù. Le brocche sono pronte. Gesù se ne carica due a bilico sulle spalle, usando la sua cintura, e l'altra la porta con la mano. Va, svolta, giunge alla casa, spinge la porta, entra nella stanzetta che pare scura rispetto al gran sole esterno, alza piano la tenda che fa riparo alla porta dell'orto e osserva. Maria è ritta presso il rosaio, volgendo le spalle alla casa, e compassiona la pianta assetata. Gesù posa la brocca a terra e il rame suona battendo contro un sasso. Già qui, Maria, dice la mamma senza voltarsi. Vieni, vieni, guarda questo rosaio e questi poveri gigli. I gigli e le rose a casa della Madonna, no? Morranno tutti se non li soccorriamo. I gigli e le rose sono i fiori che poi sarebbero stati tipici nella simbologia spirituale, insomma cattolica, a simboleggiare la Madonna. Il giglio veramente simboleggia anche San Giuseppe, oltre che Maria Santissima, no? Guarda questo rosaio e questi poveri gigli, morranno tutti se non li soccorriamo. Porta anche delle cannucce per sorreggere questo stelo che cade. E Gesù, ma la Madonna non sapeva che era lui, dice: Tutto ti porto, mamma. Maria si volge di scatto, resta per un secondo ad occhi sbarrati. Poi con un grido corre a braccia tese verso il figlio che ha già aperto le sue e l'attende con un sorriso tutto amore. Oh figlio mio, mamma cara! L'espansione è lunga, soave, e Maria è tanto felice che non vede, non sente quanto si è accaldato Gesù. Ma poi si sovviene. Perché figlio in tale ora? Sei di porpora e sudi come una spugna. Vieni, vieni dentro, che la mamma ti asciughi e ti rinfreschi. Ora ti porto una veste nuova e sandali mondi. Ma figlio, figlio, perché giro con questo sole? Muoiono le piante per il calore e tu, mio fiore, vai in giro. Qui bisogna, se sentiamo proprio il cuore materno, prima ha detto le virtù di una madre portate alla massima perfezione, qualunque mamma che vede un figlio sudato, ha subito questi atteggiamenti, diciamo così, no? Ma che fai? Ecco. E Gesù risponde: Ma per venire prima da te, mamma. E la Madonna: Oh, caro, hai sete? Certo, l'hai, ora ti preparo. Gesù la interrompe. Sì, del tuo bacio, mamma, delle tue carezze. Lasciami stare così, col capo sulla tua spalla, come quando ero piccino. Oh, mamma, quanto mi manchi. Bellissimo, Gesù che dice alla Madonna, quanto mi manchi. E la Madonna risponde: Ma dimmi di venire, figlio, ed io verrò. Che ti è mancato per la mia assenza? Cibo a te gradito? Vesti fresche? Letto ben fatto? Oh, dimmelo, mia gioia, che ti è mancato. La tua serva, oh Signore mio, cercherà di provvedere. Nulla che tu non fossi, ribatte Gesù. Attenzione, perché da quello che qui dice la Madonna,
Quindi, cioè, cerchiamo anche di avere delle idee adeguate. Cibo a te gradito? Che significa? Significa che la Madonna, Gesù, gli cucinava bene. Dici, ma come Gesù non era un asceta, non faceva i digiuni? Sì, quando era il momento di fare i digiuni, sì. Ma la mamma gli cucinava bene. Negli scritti della Valtorta si vede che, per esempio, a Gesù piaceva tanto il pane con il miele sopra. E c'è un momento in cui la Madonna gliene porta, gliene fa avere una bella porzione. Cioè, per me è bellissimo vedere queste cose. Dice, vesti fresche? Quindi la Madonna faceva in modo che Gesù avesse sempre le vesti messe bene, come fresche, ordinate. Adesso non lo so se a quei tempi stiravano, insomma, ma comunque. Dice vesti fresche, quindi ci teneva che stesse vestito in maniera, come dire, posso dire comoda, decorosa. Letto ben fatto, anche a quei tempi, letto, insomma, manco come erano i letti di quei tempi, no? Ma la Madonna da mamma si premura che il riposo di Gesù sia un bel riposo, sia un riposo sereno. E Gesù risponde, la grande risposta, nulla che tu non fossi. Immaginiamo quanto possa essere stato bello vivere con Maria, dico sempre beato San Giovanni, insomma, che c'è stato poi dopo Gesù per oltre una ventina d'anni, insomma, no? Ma più bello ancora che godere di tutte quante queste, quindi capiamo quant'era materna la Madonna, quant'era buona, quant'era gradevolissima la sua presenza, ma ancora più gradevole era la sua persona, era proprio stare in sua compagnia, dice Gesù, no? Gesù che è rientrato, tenuto per mano dalla mamma, e che si è seduto sulla cassapanca presso la parete, avendo di fronte Maria che cinge con le braccia, stando col capo contro il suo cuore e baciandola di tanto in tanto, ora la guarda fissa. Lascia che io ti guardi, sentite questa espressione, che mi empia la vista di te, mamma mia santa. Cioè, chi parla qui è Dio fatto uomo, capite? Lascia che mi empia la vista di te. E la Madonna, no, prima la veste. È male stare così bagnato, vieni. Gesù ubbidisce. Quando torna in una veste fresca, il colloquio riprende. Gesù era sudato, quindi la mamma dice: prima ti cambi, d'accordo? Proprio da mamma. Il colloquio riprende soave. Dice: sono venuto con discepoli e amici, ma li ho lasciati nel bosco di Melca. Verranno domani all'aurora. Io non potevo più attendere. La mia mamma. E le bacia le mani. Quindi, cioè. Maria di Alfeo si è ritirata per lasciarci soli. Anche lei ha capito la mia sete di te. Domani tu sarai dai miei amici e io dei Nazareni, ma questa sera tu sei l'amica mia ed io il tuo. E qui c'è una citazione del Cantico dei Cantici, no? Alzati, amica mia. Ti ho portato, oh mamma, ho trovato i pastori di Betlemme, ti ho portato due di essi, sono orfani e tu sei la madre di tutti, e più degli orfani, e ti ho portato anche un altro che è un giusto e che ha pianto, e poi uno che ha bisogno di te per vincere se stesso, e poi Giovanni, e ti ho portato il ricordo di Elia, di Isacco, Tobia, Mattia, Giovanni e Simeoni, questi sono tutti i pastori di Betlemme. Giona è il più infelice, ti porterò a lui, l'ho promesso, altri li cercherò ancora, Samuele e Giuseppe sono nella pace di Dio. Fosti a Betlemme? Sì, mamma, vi ho portato i discepoli che avevo con me e ti ho portato questi fioretti nati fra le pietre della soglia. Guardate l'altro gesto di Gesù. Prende i fiori nati sulla soglia della stalla di Betlemme. Maria prende gli steli disseccati, chiaramente, perché e li bacia. Ecco, quindi, di nuovo, ecco, questo suo santo attaccamento a quei particolari molto, molto 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 materiali che le ricordano gli eventi belli della sua vita, no? Ecco, quindi cioè, si vede questa bellissima umanità di Maria Santissima, no? Dice, poi la Madonna chiede, e Anna è morta nella strage di Erode, risponde Gesù, oh misera, ti amava tanto, e riprende Maria. Gesù dice, i betlemiti hanno molto sofferto e non sono stati giusti con i pastori, ma hanno molto sofferto. Ma con te furono buoni allora, ribatte Maria. Sì, per questo vanno compatiti. Satana è invidioso di quella loro bontà e li aizza al male. Sono stato anche a Ebron, i pastori perseguitati.
Oh, dice la Madonna, fino a tanto. Sì, risponde Gesù, furono aiutati da Zaccaria. Questo è Zaccaria, Zaccaria, il padre di San Giovanni Battista, eh? E per lui ebbero padroni pane, anche se duri padroni. Ma sono anime di giusti e delle persecuzioni e delle ferite si sono fatti pietre di santità. Li ho radunati, ho guarito Isacco e ho dato il mio nome a un piccino. Aiuta dove Isacco languiva e da dove risorse. Vi ora un gruppo innocente che si chiama Maria, Giuseppe e Iesai. Oh, dice la Madonna, il tuo nome è il tuo e quello del giusto. Aveva chiamato tre persone, Maria, Giuseppe e Gesù. E a Cheriot, padre di un discepolo, un fedele israelita, mi morì sul cuore di gioia di avermi avuto. E poi, oh, quante cose ho da dirti, mia perfetta amica, madre soave, ma per primo io te ne prego, chiedo da te tanta pietà per quelli che verranno domani. Ascolta, mi amano ma non sono perfetti. Tu, maestra di virtù, oh madre, aiutami a farli buoni, io li vorrei tutti salvare. Questa è una cosa impressionante. Gesù è scivolato ai piedi di Maria, ora lei appare nella sua maestà di madre. Dice, ma figlio mio, che vuoi che faccia la tua povera mamma più di te? Cioè, che grande. E Gesù risponde, santificarli, la tua virtù santifica, te li ho portati apposta. Quindi attenzione che Gesù sta portando i discepoli imperfetti, come fa con noi, dalla Madonna, perché la sua straordinaria maestria, bontà di madre, li aiuti nella santificazione, li porta lui. Così la grazia fa oggi con noi, che ci porta da Maria perché Maria ci renda degni di Gesù. Santificarli, riprendo il periodo, la tua virtù santifica, te li ho portati apposta, mamma. Un giorno ti dirò, vieni, perché allora sarà urgente santificare gli spiriti, perché io trovo in loro volontà di redenzione e io solo non potrò. Il tuo silenzio sarà attivo come la mia parola, la tua purezza aiuterà la mia potenza. Guarda, ognuna di queste parole pesa una tonnellata. La tua presenza terrà indietro Satana, la presenza di Maria, e tuo figlio, mamma, troverà forza nel saperti vicina. Verrai, non è vero, mia dolce madre? La Madonna risponde, Gesù, caro figlio, non ti sento felice, che hai, creatura del mio cuore? Fu duro con te il mondo? No, mi è sollievo crederlo, ma... Oh sì, verrò dove tu vuoi, come tu vuoi, quando tu vuoi, anche ora, sotto al sole, sotto le stelle, come nel genere fra i piovaschi. Mi vuoi? Eccomi. Gesù ribatte, no, ora no, ma un giorno... Oh, com'è dolce la casa, la tua carezza. Lasciami dormire così col capo sui tuoi ginocchi, sono tanto stanco, sono sempre il tuo figliolino. E Gesù realmente si addormenta, stanco e spossato, seduto sulla stuoia, col capo in grembo alla madre, che lo carezza sui capelli beata. Questa scena non ha bisogno veramente di commenti, fa comprendere quanto Gesù amasse la Madonna e viceversa, quanto Gesù amasse anche, quanto, cioè non ci pensiamo, no? Quanto Gesù ha sofferto nell'andarsene di casa, nel lasciare quel suo ambiente così bello per noi. E ci torna, se lo godo un attimo, dice, però già domani arriveranno tutti quanti questi discepoli. Cioè, immaginare un pochino anche un po' la vita terrena di Gesù e Maria, fatta un pochettino di quando lui ha cominciato la sua missione, quando hanno dovuto separarsi, anche di questi momenti di oasi, ecco, di piccola sosta, brevi purtroppo anche per loro, perché in questo mondo purtroppo le gioie sono sempre un pochino brevi e sfuggenti. Sono ritratti, a mio avviso, semplicemente, ecco, celesti. E chiudiamo, almeno per quanto mi riguarda, ringraziando il Signore che ci ha dato questi piccoli squarci, perché per le anime che amano e che amano Gesù e Maria, sapere queste cose, ecco, entrare in questo mondo, condividere queste bellezze, è già un grandissimo dono, è un grandissimo diletto. Ecco, noi ringraziamo il Signore e ne traiamo tutto questo, il molto che c'è per crescere nell'amore a Gesù e a Maria e nella santificazione di ciascuno di noi stessi e delle nostre anime. Bene, alla prossima settimana, che dovremmo tornare a fare questa puntata non il mercoledì come eccezionalmente è capitato in questa settimana, ma se Dio vuole il venerdì. Santa notte a tutti, Ave Maria.